Benvenuti alla diretta di oggi. Scuso per qualche minuto di ritardo dovuto alla, diciamo così, gestione di alcuni particolari tecnici per la diretta appunto in corso. Fatemi sapere se la fruizione è abbastanza fluida. Io saluto intanto i primi che arrivano alla diretta, che sono Salvatore Cittadino, Romana Cordova, Angela Ciconte, Silvia Lucchetti. E dunque vi chiedo, come sempre, all'avvio della nostra diretta di condividerla. Angela Ciconte ci saluta dalla Calabria, è arrivata anche Gasperina Anna Ligiato. Non solo di condividerla sul vostro profilo, ma vi chiederei anche di invitare direttamente i vostri amici a seguirla. C'è Federica Vacca, c'è Manuela Miraglia, c'è il finalmente libero Danilo Leonardi, c'è Simon Pietro Carta, c'è Danilo Bassan insieme a Mary Rossi dal PDF di Padova, c'è Antonella Bagno, c'è Rosa Grazia Pellegrino. Allora, mi confermate che l'audio e il video sono funzionanti? È arrivato anche Emiliano Fumaneri, a cui facciamo in bocca al lupo per il suo libro appena uscito. C'è Sabino Sabini del gruppo Preghiera Popolo della Famiglia. Vi chiedo dunque non solo, ripeto, di fare un mi piace ora alla diretta e un condividi sulla vostra pagina, ma anche di invitare tutti gli amici a partecipare a questa diretta, in cui diremo delle cose abbastanza rilevanti su due casi che sono due casi particolarmente accesi in questo momento. C'è arrivata la Pongiluppi, la saluto, Antonella Bagno, Terenzio Zaghis, Gennaro Rossi, Felice Liccardi. I due casi sono il caso di Ratisbona, recentissimo, e la vicenda Charlie Gard, con le ultimissime notizie. Buonasera anche a Manuela Lobue, che mi saluta, a Paul Freeman, a Giovanni Barbaro, Alicia Bennati, Emanuele Pizzatti. Ci mancano gli articoli sulla croce. C'è Maria Rita Bonaccia, Antonio Casini, bellissimo risentire anche il caro Antonio. È arrivato Giuseppe Focone, che è stato protagonista in questi giorni di una serie di dirette legate proprio alle udienze del caso Charlie Gard. Numeri molto importanti ha fatto Giuseppe, complimenti per il suo lavoro. Felice Liccardi, Paolo Ruotolo, Federico Pieroni, che è passato da Roma ma non mi ha trovato, Maria Grazia Tocco, Andrea Fratini, bene ritrovare anche Andrea, Cesare Polastri. Allora, c'è anche Silvana De Mari, mi dicono, Maria Rosa Ferraresi. Allora, vi chiedo, ripeto, un mi piace, un condividi, ma soprattutto invitate i vostri amici a seguire la diretta. Ora partiamo con le notizie. C'è un pulsante che vi consente di invitare direttamente i vostri amici alla diretta. Alessandro Ginori, Prisca Vegni, Nicolò Marino, Claudio Marincola, collega del Messaggero, Andrea Domenici. Allora, cari amici, il caso di Ratisbona è un caso evidentemente molto delicato. La presentazione della diretta di oggi lo dice con chiarezza: questa è una diretta per difendere due ultranovantenni e un bambino che non ha neanche un anno. Questa è la diretta di oggi. È arrivata anche Claudia Cirami, una firma sempre più preziosa per il quotidiano La Croce, sta lavorando davvero in maniera eccezionale. Grazie Claudia, nostra anima siciliana del quotidiano La Croce. Saluto Guido Mastrobuono, il suo Economia e Vangelo già ci manca. C'è Mari Ammari, Andrea Cataldo, Claudia Brignoli, Elena Berrettieri. E allora, è arrivata anche Cristina Zaccanti del Popolo della Famiglia del Piemonte, così come Tommaso Verna del PDF di Ortona. Allora, questa è una diretta per difendere due ultranovantenni e un bambino che non ha neanche un anno, ha 11 mesi. I due ultranovantenni, bello trovare anche Lorenzo Damiano, nostro candidato sindaco a Conegliano, che ormai ha strutturato molto bene nella zona del Bellunese il nostro Popolo della Famiglia. Saluto Beatrice Nazarena Novelli, Licia Bennati, Sara Lucania, Daniela Luvieri.
due ultra novantenni e uno ragazzo di 11 mesi. C'è anche Monsignor Salvatore Vitiello, una guida teologica di altissimo livello. Sono ben felice di trovarlo. Allora, il caso Ratisbona. Sul caso Ratisbona avete letto le prime pagine dei giornali, oggi, ovviamente. Delle prime pagine dei giornali vi resta in mente una sola parola, che è Ratzinger. Ricordatevelo. Cos'è il caso Ratisbona? È il caso di 547 casi di violenza raccolti in un dossier che riguarda un periodo storico che va dal 1945 al 1994, 50 anni, 50 anni, d'accordo? In cui sono stati trovati 547 casi di violenza e 67 presunti casi di abuso sessuale. Attenzione, si parla di abuso sessuale, non di violenza sessuale, di abuso sessuale. In un contesto che è quello della scuola e relativo convitto del coro di Ratisbona, in cui Georg Ratzinger, fratello 93enne di Papa Joseph Ratzinger Benedetto XVI, in quel periodo non ha mai, e dico mai, guidato in alcun modo la scuola e il convitto del coro di Ratisbona. Era il direttore del coro. Una cosa diversa è il contesto della scuola e del convitto del coro stesso. Da una parte c'è uno che dirige il coro perché è un esperto di musica, si chiama Georg Ratzinger, oggi ha 93 anni, dirige il coro di Ratisbona dal 64 al 94 per 30 anni, mai si occupa della vicenda della scuola del coro e del relativo convitto. Fatti, ricordatevi, quando vi connettete a queste dirette è perché vi venite a connettere a un'alternativa all'informazione che leggete sui giornali in televisione. D'accordo? Per capire i fatti veri. I 547 casi di violenza sono dal 45. Non dal 40, non dal 63-64, dal 45, dal 1945 al 94, 50 anni di vicende. Ieri io ho scritto che io stesso, nato non negli anni 30, ma che sono andato a scuola cattolica nel 1982, entrando in una scuola importante di cui non farò il nome perché altrimenti potrebbe partire una caccia alle streghe. Educato per 8 anni in quella scuola, una scuola molto dura, senza dubbio molto dura, in cui si partiva con 3 sezioni di scuola media da 36 allievi l'una, 108 allievi, si arrivava a un'unica sezione di liceo, composta da 36 allievi. E il nostro caso, maturati nel 1990, 16 persone hanno avuto accesso alla maturità, 7 dei quali si sono diplomati con il massimo dei voti. 108 siamo partiti, 16 siamo arrivati. Tra il 1982 e il 1990, senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio, io ho ricevuto schiaffi da mia madre, da mio padre e anche a scuola. E anche a scuola. E se fossi tornato a casa lamentandomi degli schiaffi, non che li prendessi tutti i giorni, ero uno studente quasi modello, ma ogni tanto capitava di essere indisciplinati, e fossi andato a lamentarmi dai miei genitori mi avrebbero dato il resto. I professori erano severissimi,
perché si ricercava l'eccellenza, la verità è che siamo 108 della classe 1971, per 50 anni, diciamo, le classe dunque riguarderebbero 5.000 persone e senza ombra di dubbio, se venisse fatta un'inchiesta su quella scuola, ci troveremmo sicuramente 547 casi di persone che la descriverebbero un inferno, perché era molto dura, perché era durissima, perché ricercava l'eccellenza e perché applicava dei metodi di disciplina fortissimi, comprese in quel caso alcune, diciamo così, vicende anche di dimensione corporale, chiamiamola così, schiaffi, bacchettate, calci, è successo, lo posso dichiarare tranquillamente. Ripeto, 1982-1990. Era un metodo educativo che dei 16 che siamo arrivati a fare la maturità, 7 diplomati col massimo dei voti, uno oggi fa il vicepresidente mondiale della più grande multinazionale capitalizzata al mondo, un altro è un dirigente di una multinazionale petrolifera, i più sfigati, io e un altro collega, facciamo i giornalisti, anche abbastanza noti. Era un metodo, può essere contestabile, può essere preferibile il metodo scolastico lassista dei tempi di oggi, in cui il voto in condotta non conta, in cui secondo Valeria Fedeli se c'hai 5 viene ammesso lo stesso alla maturità. Questo produce poi quel risultato che sul quotidiano La Croce avete letto in prima pagina ieri, per cui i giovani italiani hanno il record europeo di pigrizia e ignoranza. 19,9% dei giovani italiani tra i 15 e i 24 anni non studiano, non hanno lavoro, non cercano lavoro. Questo è il risultato, diciamo, della scuola contestualizzata post-1990, visto che stiamo parlando di ragazzi dai 15 ai 24 anni. Ora, il coro di Ratisbona, coro di voci bianche, assoluta eccellenza a livello mondiale, d'accordo? Evidentemente, noi avevamo un coro nella nostra scuola, si chiamava il coro Canticorum Jubilo, terrorizzante far parte del coro Canticorum Jubilo, ma quando c'era l'esibizione annuale del coro Canticorum Jubilo, di cui facevo parte, era una esibizione oggettivamente straordinariamente bella. Pensate la bellezza del coro di Ratisbona, che in assoluto è riconsiderato nel mondo il coro di voci bianche di più antica tradizione e di maggiore risultato. D'accordo? Quindi era la ricerca di un livello di eccellenza. In qualsiasi contesto voi vi troviate, se volete fare le Olimpiadi di nuoto, chiedete alla Pellegrini, se volete fare le Olimpiadi d'atletica, chiedete a qualsiasi grande atleta il livello di sacrificio e di disciplina e di durezza degli allenamenti per arrivare a livelli di eccellenza, è infinitamente inimmaginabile. Lì l'eccellenza si ricerca con una disciplina ferrea, è l'unica modalità. Evidentemente, a maggior ragione in una stagione pre-sessantottina, chiamiamola così, in Germania, in un contesto ecclesiastico, ovviamente, se io descrivo quello che ho passato dal 1982 al 1990, rispetto ai 5.000 potenziali ragazzi che sono passati da quell'istituzione in 50 anni, sicuramente troveremo qualcuno che potrebbe definire quel percorso un inferno. Io l'ho detto, siamo partiti in 108 dalla prima media, siamo arrivati in 16 all'esame di maturità, perché la logica di quella scuola era non fare più soldi possibile per il diplomificio ammettendo tutti e facendo iscrivere tutti, ma selezionare eccellenze. Allora, il coro di Ratisbona seleziona eccellenze. Dice Andrea Cataldo, questo dossier è possibile leggerlo? No, non è possibile leggere. Sono 440 pagine di dossier che sono state sapientemente dettate ai giornali per lasciare in testa alle persone un solo cognome,
Ratzinger. Un solo cognome, Ratzinger, d'accordo? Perché di tutto questo si parla su tutti i quotidiani del mondo, in tutte le televisioni del mondo, perché c'è la parola Ratzinger. C'è uno schizzo di merda, scusate le espressioni, sulla veste bianca di Papa Benedetto XVI per interposta persona, cioè il fratello Georg. Fratello Georg, direttore del coro, che non aveva nulla a che fare né con la scuola né con il convitto. Alessandro Speri dice: chi lo ha commissionato? È commissionato ad un avvocato dalla Conferenza Episcopale Tedesca, che chi conosce sa essere, insomma, particolarmente capace di guerre intestine. Tant'è che il grande pubblico non lo sa, ma l'altro schizzo arriva addosso a chi? All'allora vescovo di Ratisbona, oggi cardinale, Müller, appena deposto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Questa storia è da raccontare in questi termini. È una storia di guerra intraecclesiale, evidentemente, in cui Papa Benedetto evidentemente non ha nessuna responsabilità, Georg Ratzinger non ha nessuna responsabilità, il cardinale Müller non ha alcuna responsabilità, tutti quelli che trovate citati sui giornali non hanno alcuna responsabilità. La responsabilità ce l'hanno 49 educatori laici, cioè insegnanti della scuola e educatori della convitto dove vivevano i cantori del coro di Ratisbona, in particolare sugli abusi sessuali. La responsabilità è di due educatori laici, non sacerdoti, laici, che guarda caso sono entrambi morti nel 1984. Nel 1984 sono morti 33 anni fa, ma 33 anni dopo, poiché un signore che si chiama Alexander Probst ha scritto 7 anni fa un libro raccontando questo supposto inferno, peraltro misurato da un altro libro di uno stesso allievo degli stessi anni, che dice non era nessun inferno, era un luogo di estrema disciplina, questo sì, che può essere raccontato come inferno, ma era un luogo di estrema disciplina. Quel signore lì, Alexander Probst, è l'unico con nome e cognome di cui conosciamo eventuali abusi sessuali subiti. Questi abusi sessuali sono stati compiuti eventualmente, perché non sono stati mai accertati, da due soggetti laici, non preti pedofili, laici, che sono entrambi morti nel 1984, 33 anni fa. E oggi su tutti i giornali trovate, Corriere della Sera, Repubblica, solo la foto di Georg Ratzinger, di Josef Ratzinger, e nei testi trovate la citazione del cardinale Müller, allora vescovo di Ratisbona, quella che ho chiamato la fatale Ratisbona, perché non è un luogo qualsiasi, è il luogo dello straordinario discorso di Papa Benedetto XVI all'Europa, uno straordinario discorso che costò l'esecrazione mondiale, perché Papa Benedetto si permise di parlare di Islam in termini duri, chiedendo all'Islam di rinunciare alla sua dimensione violenta, insita nella dimensione religiosa. Signori, questi sono i fatti. Vi hanno raccontato, come al solito, in maniera subdola, una serie di puttanate per farvi restare nella testa solo il nome Ratzinger. Saluto Silvana De Mari e la ringrazio
per i complimenti, così come saluto Fabio Mancadori. Ora mi sono permesso di dire queste cose, le ho anche scritte per difendere due ultra novantenni da accuse false, completamente false, e da un meccanismo mediatico perverso, assolutamente perverso. E ovviamente mi è arrivato addosso di tutto, ma io neanche lo leggo ormai quello che arriva, neanche lo leggo. Voglio, come dice Nadia Gabrielli, grazie Mario per la tua chiarezza, voglio che vi siano chiari i fatti. Io faccio il giornalista, racconto i fatti per come sono, non per come devono apparire secondo una finalità ideologica che deve lasciare della merda addosso a Ratzinger Papa, a Ratzinger fratello e al cardinale Müller. Grazie Giovanna Arminio, mi dice grandissimo stasera. Sono solo grosso, come sai. Sono solo grosso, Giovanna. Però è fondamentale che noi capiamo i meccanismi della comunicazione. Prendono dei fatti risalenti almeno a un quarto di secolo fa, fino a 70 anni fa, li cucinano, li fanno uscire in tempistiche perfette nel momento, guarda caso, in cui arriva Papa Ratzinger che manda il messaggio dicendo che la Chiesa è una barca di Pietro che si può capovolgere. Prendono Ratisbona, luogo simbolo del pontificato ratzingeriano, mettono dentro Müller appena deposto da prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e costruiscono questo messaggio internazionale, globale, citando elementi falsi. Lo ripeto per chi non si fosse connesso ora e vi prego davvero, invitate in questo momento i vostri amici a seguire la diretta. Fate invita, fate mi piace alla diretta per favore, condividetela sul vostro profilo in questo momento e invitate i vostri amici a seguirla, perché in questo momento vi riassumo per l'ultima volta questi elementi. I fatti dicono che lo scandalo presunto e il dossier di 440 pagine non è un dossier relativo al coro di Ratisbona, ma alla scuola e al convitto in cui dormivano i partecipanti, aspiranti membri del coro di Ratisbona. Della scuola e del convitto. Nulla responsabilità, nessuna responsabilità è mai stata ascrivibile a padre Georg Ratzinger, che era il direttore del coro. I presunti 547 casi di violenza, 547 casi, che lo ripeto, riassumibili in mezzo secolo di storia di quell'istituzione, hanno a che fare con esperienze similari a quella che ho fatto anch'io in una scuola di eccellenza di orientamento cattolico, che indubbiamente era di fortissima impronta disciplinare, sia per la origine teutonica che per l'eccellenza che doveva ricercare, visto che il coro di Ratisbona è il più importante coro del mondo di voci bianche. Questi 547 casi di violenza, fra virgolette, in cui solo 67 casi vengono ascrivibili a abuso sessuale, tutti anonimi, non c'è neanche un nome, anzi solo uno, si chiama Alexander Probst, ci ha fatto un libro e ci ha fatti i soldi con questa vicenda. D'accordo? Affermando che padre Georg Ratzinger non poteva non sapere. D'accordo? 67 casi comunque di queste presunti abusi sessuali sono stati tutti compiuti da laici, da 49 istruttori, non sacerdoti, ma gente che stava a gestire il convitto, insegnanti della scuola, laici, non sono preti pedofili. Anzi, proprio per il caso di Alexander Probst sono stati individuati due insegnanti laici, entrambi mai messi a processo, perché tutte queste vicende non sono
state mai sottoposte a inchiesta di magistratura e questi due casi di laici, entrambi sono morti nel 1984, 33 anni fa. Ora ci troviamo davanti al problema, lo segnala Daniela Luvieri. Vado a spiegare a certi ignoranti che non c'entra nulla il coro, ma la scuola, che i due razzi che non hanno nulla a che fare con le violenze né con chi li ha commessi. Questo è il problema. Oggi chi segue questa diretta forse ha capito qualcosa in più di quella vicenda. Tutti gli altri, quelli che hanno visto TG5, TG1, TG7, Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa, hanno letto tutti e solo, e di tutto quello che hanno letto gli è rimasto solo in testa la parola Ratzinger, che non c'entra nulla. Non c'entra nulla, come dice Danilo Leonardi, in questo caso il garantismo non conta. Allora, questo è il nostro lavoro adesso. Mi sono sentito in dovere di fare questa diretta, scusatemi se ho usato toni un po' forti, ma per ristabilire i fatti. Per ristabilire gli elementi della verità. Giovanni Battista mi chiede perché non fate un dossier su Giulio Occhionero, sui fratelli Occhionero, caro Giovanni Battista. Servirebbe un'altra diretta e magari la faremo davvero su questi due fratelli che sono in carcere da mesi e non si capisce neanche. Non si capisce neanche perché. Susi Esti dice: è vero, ho visto il TG. È vero. Angela Ciconte dice: divulghiamo questa diretta a quante più persone possibili. Felice Liccardi dice: Mediaset non classificata. Allora, se vogliamo bene a Papa Benedetto, davvero diffondiamo questa diretta. Cerchiamo di diffondere questa diretta, facciamola sapere a tutti la verità qual è. Questa è una diretta per difendere due ultranovantenni che si chiamano Georg e Josef Ratzinger, e per difendere un bambino di 11 mesi. Fatemi parlare di Charlie Gard. Fatemi parlare di Charlie Gard perché anche oggi faciloneria estrema dei giornali italiani. Finalmente sono riuscito a vedere qualcosa di corretto. Sono stati per ore tutti i siti, a ricopiare l'Ansa e a scrivere che a Charlie Gard era stata riconosciuta la cittadinanza americana. L'Ansa ha fatto il lancio. D'accordo? Dice, parlando di cittadinanza americana, tutti i giornali che copiano le agenzie, se lo ricordino quelli che vanno a rompere scatole alcuni dirigenti del Popolo della Famiglia perché hanno trovato il toglie e incolla sul quotidiano La Croce. Tutti i giornali, Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, tutti sono stati ore con l'agenzia Ansa copiata dicendo che era stata riconosciuta la cittadinanza americana a Charlie Gard. Ora, il riconoscimento della cittadinanza a un soggetto che è sotto procedimento di giustizia è, in termini diplomatici, considerabile come un atto di ostilità. D'accordo? È il motivo per cui non è stato riconosciuto il passaporto vaticano, peraltro, a Charlie Gard. Perché se tu a un soggetto che sta sotto procedimento di giustizia riconosci la cittadinanza quando cittadino non lo è all'origine di quel procedimento di giustizia, compi un atto ostile. Ed essendo un atto ostile, lo metti in difficoltà. Allora, cosa ha fatto il Congresso americano, che sarebbe la Camera americana? Ha approvato un procedimento d'urgenza per riconoscere lo status di permanent resident, quella che in America è nota come green card. D'accordo? Green card è la residenza permanente, che è un concetto completamente diverso dalla cittadinanza, perché la cittadinanza è un elemento che sarebbe considerato ostile in termini diplomatici. Vi chiedo anche qui, fate mi piace, fate condividi e fate sapere anche qui un po' di informazione corretta, giornalisticamente corretta. Io molte ore fa, scusatemi, molte ore fa ho segnalato questa differenza, con un post su Facebook. La residenza permanente, perché è stata varata di corsa dalla Camera americana?
questo consente, qualora volgesse al bello, diciamo così, la vicenda Charlie Gard, di non avere ostacoli di tipo burocratico amministrativo per l'ingresso di Charlie Gard negli Stati Uniti, che come sapete, perché sicuramente avrete fatto un viaggio negli Stati Uniti, prevede appena 90 giorni di possibile permanenza, cioè quando tu arrivi alla frontiera devi dichiarare la data entro cui te ne vai. Per evitare questa cosa, il Congresso ha approvato un meccanismo di residenza permanente, appunto la green card per Charlie e per la propria famiglia. Così, se dovesse andare bene l'udienza del 25 luglio, che ricordiamo è l'udienza in cui il giudice Francis prenderà appunto decisioni sulla vita di Charlie Gard, il trasferimento negli Stati Uniti diventerà un fatto burocraticamente già sciolto e la famiglia potrà permanere negli Stati Uniti con Charlie per tutto il periodo che vorrà. Gli è stata riconosciuta una green card. La green card viene assegnata con 50.000 unità solitamente per sorteggio. Pensate, gli americani hanno questo meccanismo strano per l'immigrazione, assegnano 50.000 posti l'anno a quelli che ne fanno domanda facendo un sorteggio, italiani compresi. Se volete la residenza nella permanente negli Stati Uniti, ogni 2 anni potete partecipare a questa lottery, è una lotteria per avere appunto la green card. E per Charlie e per la sua famiglia, questa assegnazione è arrivata d'ufficio con un atto politico della Camera. Allora, entriamo qui in una questione che riguarda il popolo e la famiglia. Un atto politico della Camera dei rappresentanti statunitensi. È arrivato Giuseppe Di Tullio del PDF di Verona, lo saluto, come saluto Stefano Sigali, Paola Biondi, Giovanna Guidi, Pippo Imbesi, fondamentale Pippo Imbesi. Vi chiedo tutti un mi piace, un condividi e un invito ai vostri amici, anche agli amici di Treviso che arrivano con Daniele Marsala, Pippo Imbesi l'ho appena citato. Vi prego, invitate i vostri amici a seguire la diretta perché sto per dare anche dei dettagli sulla vicenda Charlie Gard. Sicuramente ha ragione Lorenzo Damiano, bravo Trump. Se c'era la Clinton, col cavolo che succedevano cose del genere, spiegateglielo a padre Antonio Spadaro. Ecco Massimiliano Esposito, un abbraccio. Manuela Ponti, la nostra brava candidata sindaco di Monza, Marinella Torrente. Allora, dare la residenza permanente serve a avere questa scorciatoia. Con un ottimo intervento oggettivamente della politica. C'è anche Attilio Negrini, un abbraccio a tutti i bresciani tramite Attilio, Maria Letizia Quattrini, Manuela Verdica, Simone Calderoni. Allora, andiamo subito al centro della questione. Il neurologo americano che era venuto a Londra, c'è anche Marcello Baldini, Don Filippo Cotroneo, siete davvero tantissimi e grazie. Un mi piace, un condividi, invitate gli amici a seguire la diretta. Il neurologo americano che è venuto dagli Stati Uniti a Londra per visitare Charlie Gard, ha avuto 5 ore e mezza di consulto con i medici del Great Ormond Street Hospital, noto GOSH, insieme anche ai genitori di Charlie. È ripartito e in questo momento è in volo Michio Irano, si chiama così il neurologo, Michio Irano. Nome divertente, ma lui è una persona molto seria. Al consulto ha partecipato anche un team dell'ospedale Bambin Gesù. Michio Irano è in questo momento in volo da Londra verso New York. Devo dire che sono ferme le distanze tra i medici londinesi che insistono nel voler condurre Charlie Gard alla morte e Michio Irano, che insieme invece ai medici del Bambin Gesù insistono per liberare Charlie Gard e consentirgli di arrivare appunto in America, perché fondamentalmente è l'America il traguardo più rilevante. Emanuela Provera dice: non interessano i dettagli del volo. Non è irrilevante invece, Emanuela, il fatto che
in questo momento Michio Irano sia in volo verso New York, perché sta andando a riportare direttamente alle autorità governative americane la condizione e ciò che ha vissuto nel consulto di 5 ore e mezza con i medici del GOSH, del Great Ormond Street Hospital, e con i medici del Bambino Gesù e con i genitori di Charlie Gard. Perché, come avete capito, con l'approvazione da parte della Camera americana di un provvedimento atto a favorire la condizione di permanent resident di Charlie e della sua famiglia, il fatto è diventato totalmente politico. Finalmente si è mosso un governo in termini ufficiali, anzi un Parlamento, l'approvazione arriva da parte di un Parlamento. Questo ha portato noi del Popolo della Famiglia a emettere un comunicato ufficiale oggi, in cui chiediamo interventi a livello diplomatico al governo italiano per consentire e creare una pressione a tenaglia che insieme al governo e al Parlamento americano possano esercitare una pressione di natura politica sul governo inglese e sui medici del Great Ormond Street Hospital affinché non venga in alcun modo eseguita la condanna a morte di Charlie Gard che i medici del Great Ormond Street Hospital hanno in testa e hanno comunicato purtroppo con pervicacia al neurologo americano Michio Irano che sta andando in America a riferire al suo governo e ai medici italiani dell'ospedale Bambin Gesù. Come dice bene Giuseppe Focone, non c'è più nulla di medico-scientifico nella vicenda. Ora è solo un fatto politico. In termini politici, il Popolo della Famiglia ha emesso oggi un comunicato stampa a livello nazionale chiedendo un intervento diretto del governo italiano in sede diplomatica e, se possibile, anche del Parlamento italiano in sede politica. Perché la questione è senza ombra di dubbio diventata di livello politico internazionale. Saluto Don Arnaldo Combi, saluto Andrea Cataldo, Sergio De Vita dice: sei l'unico a spiegare queste cose, davvero grande. Noi stiamo cercando di fare da 3 anni con il quotidiano La Croce, da 16 mesi con l'attività politica del Popolo della Famiglia e con queste dirette del Popolo della Famiglia TV, che in questo momento è in pausa estiva, ma che noi saltuariamente mandiamo in onda questo tipo di lavoro, un lavoro di informazione, ma di informazione che parta dai fatti e che racconti davvero quali sono le strade con cui si può effettivamente costruire una modifica delle condizioni del gioco. E questo è il nostro obiettivo, non vogliamo semplicemente guardare alle vicende e lamentarcene. Noi vogliamo guardare le vicende, raccontarle per come vanno raccontate, partendo dalla verità e testimoniandola e dando soluzioni possibili agli scenari eventuali che vanno ad aprirsi. Questo può riguardare il caso Ratisbona, come riguarda il caso di Charlie. Ho detto, la diretta di oggi serve a difendere due ultranovantenni e un bambino che non ha compiuto neanche un anno. Carla Lodi dice: a questo punto la giustizia inglese potrebbe lasciare andare Charlie, perché tanto il principio del diritto in un sistema di common law è stato affermato e varrà per il prossimo Charlie, o no? No. Se la sentenza non viene eseguita, l'elemento di common law decade evidentemente, perché anzi la sentenza si dimostra sbagliata. Per questo la partita è così determinante. Per questo ora uccidere effettivamente Charlie è necessario al sistema britannico di common law e ai medici che quel sistema hanno innescato, mentre noi abbiamo come arma, oltre alla preghiera costante che portiamo avanti, l'informazione sul fatto che Michio Irano, il neurologo che è in questo momento in volo, e i medici del Bambin Gesù hanno dimostrato con evidenze scientifiche che c'è un protocollo che produrrebbe un qualche miglioramento nelle condizioni cliniche di Charlie. C'è chi lo valuta del 10%, c'è chi lo valuta del 50%, ma senza dubbio produrrebbe un miglioramento. E i medici rifiutano l'ipotesi del miglioramento, tendono a voler dimostrare una condizione di insopportabile sofferenza che non esiste nel caso di Charlie e tendono a voler dimostrare una
encefalopatia talmente devastante da non poter produrre alcuna forma di miglioramento. Questo è lo scontro in atto dal punto di vista medico, che però si inevitabilmente tracima grazie all'intervento, lo ripeto, di oggi della Camera americana. Non è stato fatto l'intervento di un prefetto, è stato fatto l'intervento politico da parte della Camera a difesa del principio della vita, con una motivazione estremamente profonda che voglio andarvi a leggere. Un provvedimento che andrebbe assolutamente scusate, perché devo adesso trovarvi, eccolo qua, forse ce la faccio. Un provvedimento che deve essere assolutamente conosciuto da tutti noi, perché è un provvedimento politico di estrema rilevanza. Quegli ignorantoni degli americani che vengono trattati sempre con questo atteggiamento così, no, un po' dall'alto in basso, hanno prodotto un documento straordinario alla Camera dei rappresentanti, lo ripeto, alla Camera, che vi vado a leggere. Ve lo traduco all'impronta. La Camera incoraggia le corti degli Stati Uniti, del Regno Unito, da lasciare Charlie Gard con Connie, che sarebbe la madre, approvare questo innovativo protocollo medico per il proprio figlio, perché c'è una vita umana che è sacra e merita cura e protezione ad ogni livello del suo sviluppo, perché un bambino non è una statistica che può essere gestita al posto di una vita, ma deve essere supportato in ogni maniera possibile, perché c'è un protocollo sperimentale che davvero esiste negli Stati Uniti, che può davvero prolungare la vita di Charlie Matthew William Gard, perché c'è un ospedale negli Stati Uniti che ha offerto di accogliere Charlie per questo trattamento, perché il presidente Trump, commosso dalla lotta di Charlie, ha esteso il suo aiuto anche ai suoi genitori negli Stati Uniti, perché i suoi genitori considerano un diritto proteggere e provvedere alla vita del loro figlio e cercano tutte le risorse e i servizi disponibili per avere dei trattamenti salvavita che, nel caso fossero trovati, salverebbero il loro bambino. Per questo noi, Camera degli Stati Uniti d'America, chiediamo alle corti del Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alla Corte Europea dei Diritti Umani di concedere a Charlie William Gard di seguire questi innovativi protocolli medici in ogni paese dove possano essere disponibili, con la finalità di dare a Charlie l'occasione di essere curato in accordo con i desideri dei loro genitori, dei suoi genitori. Questo è un documento ufficiale che domani non troverete su nessun giornale, ma è un documento ufficiale appena votato poche ore fa dalla Camera degli Stati Uniti d'America, con queste parole e con questi toni, messi per iscritto in un documento ufficiale di un Parlamento. E il Parlamento italiano e il governo italiano non sono in grado di scrivere queste parole? Ve le ho tradotte all'impronta, scusatemi, ovviamente ci sarà stata qualche imprecisione, ma ho tradotto il documento per come ce l'ho davanti in questo momento. E spero anche qui di avervi fatto un servizio di controinformazione, perché questo documento domani, così bello, così alto,
non lo troverete su nessun giornale. Vi diranno, gli hanno dato la cittadinanza, cioè una frase perché l'ANSA ha scritto questo, allora tutti i giornali copiano quello che ha detto l'ANSA con tutte le imprecisioni. Omar Ottonelli, professore, scrive: Charlie, muto, immobile, piccolo, ultimo degli ultimi, muove ciascuno di noi. Emanuela Provera dice: si può avere copia di questo documento? Pubblicheremo ovviamente il documento sul quotidiano La Croce, fate uno sforzo se potete, www.lacrocequotidiano.it/abbonarsi-ora. Lo trovate questo materiale solo sul quotidiano La Croce, non lo troverete da nessuna parte mai. D'accordo? Noi abbiamo pubblicato il discorso di Trump a Varsavia, in cui ha detto cose meravigliose, dicendo che qui San Giovanni Paolo II vi ha insegnato che solo un grido si alza quando il momento è diventato davvero duro, ed è We want God, vogliamo Dio, vogliamo Dio. Un discorso straordinario, l'avete trovato pubblicato integralmente solo sul quotidiano La Croce, qualche giorno fa, tenuto il 6 luglio a Varsavia in piazza Kaczynski. Questo materiale, che è il materiale con cui si cambia la storia, perché se un Parlamento approva un documento come questo, con questa roba si cambia la storia, si dà un altro tipo di possibile prospettiva, punto di vista all'azione politica dentro le vicende degli umani. E allora cerchiamo davvero di fare qualcosa. Andrea Cataldo dice: se non lo rimettete cartaceo è un casino. Noi abbiamo messo cartaceo per mesi, ci abbiamo rimesso 400.000 euro per fare arrivare un pezzo di carta in tutti gli angoli d'Italia. Non ci avete sostenuto abbastanza e non potevamo perdere 2 milioni di euro l'anno per un progetto come il quotidiano La Croce, che però è vero, è qualcosa di determinante. Io ho sempre detto, lo ripeto sempre agli amici che scrivono sulla Croce, serve una infrastruttura di tipo di livello di comunicazione e serve un'azione di tipo politico. Se detieni infrastruttura di comunicazione e azione politica puoi fare qualcosa, altrimenti fai chiacchiere. E noi abbiamo potuto lavorarci un po', e da 3 anni tutti i giorni facciamo uscire la nostra brava numero, il quotidiano La Croce, chiedendo agli amici di sostenerci almeno con l'abbonamento, che costa 40 centesimi al giorno, per cui insomma mezzo caffè. Attilio Negrini dice: l'elezione di Trump è stato un miracolo, ho sempre detto. Va spiegato a padre Antonio Spadaro, però, che parla di fondamentalismo dell'odio invece. Saluto Daniela Condemi, Vittoria Polacci, Emanuele Lobue, Graziella Fontana. Per abbonarsi sopra ti ha messo l'indirizzo Emanuela Pongiluppi, Graziella, www.lacrocequotidiano.it/, che sarebbe la barra che trovi sopra il 7, abbonarsi trattino ora, sopra trovate l'indirizzo, perché l'ha messo Emanuela Pongiluppi. Saluto Paola Ganza, saluto tanti amici che oggi sono qui in diretta. Vi ricordo dunque che oggi abbiamo fatto una diretta per difendere due ultra novantenni, Papa Josef Ratzinger e Georg Ratzinger, 90 e 93 anni, per difendere un bambino di 11 mesi. Credo che insomma le cose che abbiamo detto siano controinformazione in maniera molto concreta, molto reale, ovviamente sempre raccolti in preghiera per fare il miracolo per Charlie, schierati in difesa di Papa Ratzinger, del Cardinale Müller e di Georg Ratzinger, perché gli schizzi di fango sulle loro vesti sono totalmente immeritati e la campagna di stampa che abbiamo subito in questi giorni è una campagna vergognosa, è come se avessi subita personalmente io, è come se questa maglietta bianca fosse stata sporcata di fango. E dunque con la stessa passione noi portiamo avanti la difesa di coloro che sono ingiustamente accusati. Vi chiedo, vi prego di fare un mi piace e un condividi a questa diretta, di farla conoscere a più persone possibili. Abbiamo dato
credo, delle informazioni che altrove, come sempre, non riuscirete a trovare, le troverete solo qui. Vittoria dice: Mario, torna presto, le tue dirette sono molto importanti. Io cerco di fare quello che posso, amici miei, ma voi siete quelli determinanti. Io non sono niente, io sono una persona, uno come voi, identico, uno, è solo la vostra capacità di essere un tessuto connettivo, la nostra capacità di essere ognuno una cellula, ma che sa connettersi all'altro per trasmettere informazioni e sapere, fa forse di questo luogo un luogo di sapienza, non un luogo di ignoranza. Forse un po' più informazione avete trovato qua che su tutti i quotidiani italiani e tutti i telegiornali italiani sommati, messi insieme, che tra la giornata di ieri e oggi vi hanno raccontato solo fanfaluche sulle due vicende Ratisbona e Charlie Gard di cui abbiamo parlato oggi. Stefania Parma mi chiede di scrivere anche un articolo. Signori miei, io faccio tutti i giorni un numero del Quotidiano La Croce, faccio i post su Facebook, faccio le dirette qui, do interviste dovunque mi capita di darle. Adesso fate qualcosa voi, magari scrivetelo voi un articolo, lo pubblicheremo sul Quotidiano La Croce dopo essere venuti a conoscenza di tutti i fatti che, di cui vi abbiamo parlato in questa diretta. Un ricordo, dice bene Pippo Imbesi, sui 25 anni della scomparsa di Paolo Borsellino, l'abbiamo fatto sia oggi sul Quotidiano La Croce che trovate oggi, trovate anche in prima pagina di domani un ricordo di Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio di 25 anni fa in Via D'Amelio, letteralmente fatto a pezzi, letteralmente fatto a pezzi dalla mafia. Lui e gli uomini della sua scorta, ovviamente il nostro ricordo e la nostra preghiera per Paolo Borsellino, per la sua famiglia, per gli uomini e le donne della sua scorta, per i morti di Via D'Amelio e per la tragedia della giustizia, la tragedia della giustizia, che in Italia ancora non ha dato indicazioni concrete e reali in termini di condanna dei responsabili della morte di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Ricordiamo, lo troverete domani in prima pagina sul Quotidiano La Croce, che Paolo Borsellino è stato ricordato oggi a 25 anni dalla sua morte, ma la condanna reale dei responsabili dell'uccisione della strage di Via D'Amelio l'Italia non è stata ancora in grado di darla, un quarto di secolo dopo quella tragica storia, quella tragica vicenda. Grazie davvero a tutti voi, onore a Paolo Borsellino e alla sua scorta, un saluto e un abbraccio, noi ci ritroveremo in questi giorni, davvero vi chiedo, fate circolare questa diretta se considerate importanti le cose che sono state dette e è possibile, credo e spero, ritrovarci nei prossimi giorni, se avete voglia, in tanti per dirci quello che sta accadendo. Sicuramente il 25 luglio, giorno dell'apparizione a Medjugorje, la Mamma Celeste proteggerà Charlie, come dice Federico Pieroni, e noi intorno al 25, non so se il giorno prima, il giorno stesso o il giorno dopo, ci ritroveremo per un'altra diretta qui sul mio profilo Facebook. Un abbraccio a tutti voi, grazie a Marco Pennetti, a Mauro Rotunno, a Silvana Scuccia, a Monica Ciurli, Simon Pietro Carta, a Stefano Agazzi, Federico Pieroni, Francesco Bernardini, grazie davvero per l'attenzione e l'affetto, Daniela Luvieri, Pippo Imbesi che dice Charlie è diventato il figlio di ognuno che crede nei valori della vita, saluto Prisca Vegni, Andrea Fratini, Stefania Parma, Danilo Bassan, un abbraccio, vi chiedo un ennesimo, per l'ultima volta, mi piace e condividi la diretta sul vostro profilo in maniera che più persone possibili possano fruire delle informazioni che oggi abbiamo diramato tramite questa diretta. Saluto Lorenzo Damiano, Emanuele Giachetta, Danilo Leonardi, Forza Danilo, tornato tra noi col suo nome e cognome dopo il fascismo di Facebook che l'ha bloccato. Maria Marrosu, sempre bellissima, saluto Antonio Casini, coraggioso scrittore, Carmela Gaetani, Vittoria Polacci, Giuseppe Focone, Maria Pia Pettolino, Nadia Gabrielli, Piera Giacometti, Felicia
Antonietta Anna Scapin, che ricorda il 26 luglio, giorno dopo la sentenza del giudice Francis, e Sant'Anna e Gioacchino che proteggano il piccolo Charlie. Saluto Giuseppe Paladini Macaia, Ivana Pecora, che dice: non è possibile bannare chi offende. Noi non banniamo qui, noi abbiamo deciso qui di essere un luogo di libertà. Mary Rossi, Francesco Bernardini, Carla Lodi, Carmela Gaetani, Concetta Gaetani, Rosa Eleonora e gli Esposti lo sanno bene. Questo profilo è un profilo di libertà. Poi ognuno con la libertà fa quello che può o sa fare. Noi gliela garantiamo. Possono venire qui, insultare, fare i loro giochini stupidi, il loro pride, la loro arcobalenata, le loro puttanate. Però poi vengono qui e delle informazioni arrivano anche a loro. E allora abbiamo scelto di essere un luogo di libertà, proprio per dimostrare che siamo il contrario di quello che fanno loro, che vogliono che le nostre iniziative non si tengano, che sfasciano la macchina a Giancarlo Amato, che mandano sotto processo Silvana De Mari, che quando vado in giro devo essere protetto da 4, 5, 6 agenti di polizia per poter prendere parola in un convegno. Noi siamo il contrario. Loro vogliono negarci la libertà persino di parlare. Noi nei nostri contesti assicuriamo loro la libertà di dire qualsiasi puttanata gli venga in mente. Poi si misura la distanza tra quello che diciamo, facciamo, organizziamo e costruiamo noi come popolo e la famiglia e quello che sono loro. Quello che noi sappiamo fare con la nostra libertà di figli di Dio è quello che è la loro libertà, l'utilizzo della loro libertà. Perché, come dice Danilo Leonardi, la libertà è un principio non negoziabile. Loro ci ficcano il bavaglio in bocca, il bavaglio per non farci parlare, vero Danilo? A me, a te, a Silvana De Mari, a Alessandro Benigni, a Filippo Fiani, a Giovanni Marco Tullio, a Massimiliano Amato. Loro fanno così, ci ficcano il bavaglio in bocca. Noi costruiamo un contesto dove loro sono liberi di dirci qualsiasi cosa. E poi si misura. E poi i cittadini possano misurare qual è la differenza. Spero davvero che in termini di informazione, per qualità dell'informazione, in termini di libertà e permettetemi anche in termini di coraggio. Salutando Marco Scicchitano che è arrivato, alto luogo della battaglia, quello dell'ordine degli psicologi, si possa notare che noi siamo un'altra cosa e che non limitiamo per questo le parole degli altri. Siamo pronti al confronto in qualsiasi sede, sempre e ovunque. Oggi la Centofanti mi consente pure di dire le parolacce. Ne ho dette tre, piccole mi pare poi, niente di grave, no? Però per non dirne ancora altre, mi fermo qui. Come dice Danilo Leonardi adesso, in questo momento, noi combattiamo per la libertà. Da Mario Linolfi, una buona giornata a tutti, una buona serata e ci troviamo nei prossimi giorni, sempre se vi va. Dio ti accompagni sempre, mi scrive Graziella Fontana, Dio accompagni ciascuno di voi, facciamoci accompagnare da Dio, ricordando sempre che l'azione è fondamentale. Se unita alla capacità di preghiera. Da Paolo Dinolfi, una buona serata.